Sei comuni della pedemontana trevigiana si sono uniti per risparmiare e nello stesso tempo per migliorare i servizi ai cittadini. Un esperimento iniziato con San Polo Ormelle e Cimadolmo e che ora continua in molte altre parti della regione. Ridurre i costi di gestione e migliorare la qualità dei servizi. Con questi obiettivi sei comuni trevigiani decidono di unirsi. Lo fanno in tempi di provincia in bilico, competenze da riassegnare, città metropolitane ancora da definire. Farra di Soligo, Moriago, Pieve di Soligo, Refrontolo, San Pietro di Feletto e Sernaglia della Battaglia si propongono ora come un unico omogeneo ambito territoriale. È una scelta epocale che noi abbiamo fatto per riuscire a condividere un percorso amministrativo diverso e innovativo rispetto al passato, legato al desiderio di ottenere una maggiore efficienza, una riduzione dei costi e una visione soprattutto d'area territoriale che prescinde dai confini amministrativi dei singoli comuni. Il primo passo ufficiale è fatto. Con un consiglio comunale congiunto a Pieve di Soligo è stata approvata all'unanimità una delibera da presentare a Palazzo Balbi in base alla recente legge regionale che invita i comuni veneti a formulare proposte di aggregazione. I tempi sono quelli dettati dall'agenda della regione che deve innanzitutto riconoscere al quartier del Piave e al Felettano una sua individualità. Presumibilmente andremo alla fine della primavera dell'anno prossimo. Noi comunque cominciamo già a lavorare in quella direzione, ci siamo fissati un termine massimo di 3 anni. Se il mese scorso sei paesi del Rodigino hanno avviato l'iter per la loro fusione puntando a diventare un unico comune che avrà il nome di Civitanova Polesine, in questo caso si tratta invece di unione di comuni, una soluzione cioè intermedia, ovvero alcune funzioni resteranno ai singoli municipi, altre verranno gestite unitariamente, come ad esempio la polizia locale.